insomma, a seconda dei casi, a seconda delle interpretazioni. Ecco, e poi lo spettacolo ha riscosso un buon consenso della critica del pubblico a Roma. Ecco, perché già è stato, esatto, presentato. È stato presentato a maggio al teatro in Vicolo degli Amatriciani, Via dei Coronari. E poi sono state fatte 3 repliche sempre al teatro di Villa Lazzaroni, è andato benissimo. E il pubblico si diverte, così noi ci divertiamo anche. Un spettacolo anche un po' musicale. Anche un po' musicale, soprattutto teatrale, ma anche musicale, perché ci sono appunto delle canzoni. E Liliana Polish, che parte, qual è la sua? Io sono questa persona, questa evocazione, forse uno spirito. E anche un po' all'improvviso dal direttore del Centro Culturale. E il successo è stato subito travolgente e devo dire che io, messa in questa operazione, sono veramente riuscita ad essere più che soddisfatta. E lo spettacolo ha avuto anche altri luoghi dove è apparso in altri posti, in Toscana, in Umbria, e praticamente ha avuto un successo anche lì travolgente. I toscani hanno apprezzato questa operazione del Centro Culturale Francese di Roma e quindi si sono anche pure sorpresi del fatto che non avessero avuto altre piazze se non da altre matrici toscane, eccetera, ma da Roma. Ora lo spettacolo riprende perché richiesto appunto dal teatro di Villa Lazzaroni, è un teatro che a detta di persone non erano riusciti ad individuare, ma è un teatro raggiungibilissimo non solo da metropolitane ma da tutto, e quindi bisogna dire, scusami, che la fermata della metropolitana è Furio Camillo, per l'esattezza, sì, è proprio di fronte, c'è cioè il teatro in Villa Lazzaroni, certo, che è stupenda, sulla via Appia Antica 522, Appia Nuova, 522 bis, è in un parco meraviglioso e quindi offre, oltre che le delizie del verde, anche appunto il piacere di potersi intrattenere e di seguire questo spettacolo che è simpaticissimo, che raccomando e continuo a raccomandare a tutti, perché i due interpreti sono veramente delle persone incredibili. E poi inizia che giorno? E riende, appunto, debuttano di nuovo il 18 di ottobre, ecco, e andrà avanti fino al 3 di novembre. Nello stesso teatro poi sarà programmato anche un altro spettacolo a cui prenderanno parte i due attori qui presenti. E li vogliamo presentare. Sono Vardal e la Viviana Polic. Il regista del secondo spettacolo è Marco Gagliardo. Del secondo spettacolo è il signor Gagliardo. Questo secondo spettacolo ha un altro nome, direi molto interessante e piacevole, è Rose Rosse. Bisogna vedere questo spettacolo. È piacere. Da vedere, sicuramente da scoprire, come è stato scoperto dai romani, dai toscani e anche dagli umbri, questo spettacolo della Chantesa. La Chantesa ha anche nella sua impaginazione delle musiche che risultano molto gradevoli. Ecco, il regista di Rose Rosse. Il regista di Rose Rosse, Marco Gagliardo, sì, avrà modo adesso di dirci anche nel corso di questa intervista i suoi programmi per, ecco, questo Vardal inquadrato, nuovo spettacolo. Sentiamo, non so, diamo la parola adesso al regista dello spettacolo Rose Rosse. Che andremo dal... Avrà un inizio il 18 di novembre e fino al 28 di novembre. Sempre al teatro di Villa Lazzaroni. Allora, in due parole, sì, la trama? La trama è abbastanza complessa, direi. Non c'è una trama vera e propria, è una serie di atmosfere un po' da thrilling che sovrappongono e si sviluppano all'interno di una cucina. I personaggi sono due personaggi degradati nella loro realtà e nella loro identità, sono fratello e sorella, sempre interpretati da Vardal e Viviana Polic,
e che giocano una specie di gioco al massacro, parlando di un ipotetico o forse reale figlio di lei che è scomparso, se n'è andato. E i rapporti tra loro due sono estremamente tesi e violenti, crudeli. Lei si finge paralitica sopra una sedia a rotelle per costringere il fratello, che è un omosessuale, che si traveste in vari modi, in varie situazioni, a seconda, non tanto per un gusto, non è un travestì, non è un transessuale, usa il travestimento come fosse alla ricerca di una identità definitiva. Il gioco si svolge in due situazioni, per cui finirà, poi non svelo il finale proprio perché come buona regola dei gialli. Allora, vogliamo sentire Vardal, se ci parla un pochino di questo, sì, dello spettacolo attuale, di quello, certo, anzi il titolo. È La Chanteuse à 20 ans, e che, ripeto, sarà in scena dal 18 di ottobre fino al 3 di novembre, sempre alle ore 21, la domenica alle ore 18. E cosa interessante per gli ascoltatori in questo momento sarà che chi si presenta al teatro di Villa Lazzaroni, via Appia Nuova 522 bis, dicendo che ha visto questa trasmissione, avrà diritto al biglietto omaggio. Quindi basterà nominare Teletevere e andare al teatro di Villa Lazzaroni, via Appia Nuova 522 bis, e si avrà, garantisco io, il biglietto omaggio per vedere lo spettacolo. Poi per il secondo spettacolo, Rose Rosse, sempre con me, Vardal, Viviana Police, regia di Marco Gagliardo, varrà la stessa cosa quando riandremo in onda per presentarlo. Certo. Ricordo una cosa, il teatro di Villa Lazzaroni è 200 posti, un teatro molto bello, molto confortevole, e è esattamente alla fermata della metropolitana Furio Camillo. Si entra da via Appia Nuova 522 bis, si va dritti e dopo 50 metri si vede il teatro. La storia della Chanteuse? Sì, ma se ci fate anche qualcosa, una battuta? Adesso vediamo. Comunque, un po' ha mangiato dei pasticcini? Certo, sì, penso di sì. Io non li ho mangiati, li ha mangiati lui. Questo Bo è sempre in scena, va da tutte le parti, e la storia praticamente è un artista che così si inventa una madre teatrale, una vedette, alla quale tutto sommato forse ruba la forza per potersi esibire, per fare il suo parto artistico. E quando partorisce canta. Cosa canta? Le canzoni della Piaf, Brel, Aznavour, perché gli va così. Poi rientra in scena e c'è un rapporto tra i due, di che tipo? Di tipo fraterno, materno, sentimentale, da maestro ad allievo, insomma, a seconda dei casi, a seconda delle interpretazioni. Ecco, e poi lo spettacolo ha riscosso un buon consenso della critica, del pubblico a Roma. Ecco, perché già è stato, esatto, presentato. È stato presentato a maggio al teatro in Vicolo degli Amatriciani, via dei Coronari. E poi sono state fatte tre repliche sempre al teatro di Villa Lazzaroni, è andato benissimo e il pubblico si diverte, così noi ci divertiamo anche. Un spettacolo anche un po' musicale. Anche un po' musicale, soprattutto teatrale, ma anche musicale, perché ci sono appunto delle canzoni. È nato e Viviana Polish, che parte, qual è la sua? Io sono questa persona, questa evocazione, forse uno spirito del protagonista, che entra in camerino probabilmente per aiutarlo e alla fine ne esce per quella volta o per sempre, forse potrebbe anche ritornare, perché ogni volta che magari lui ne ha bisogno la evoca, ma potrebbe anche essere l'ultima volta perché lui finalmente ha spiccato il volo. Sì.
È una storia lì per lì divertente, poi magari se ci si pensa bene su è anche un po' triste, perché in fondo questa evocazione, se è veramente lì per sparire, è l'ultima volta che si fa vedere, quindi è la sua fine, ecco. Però è un rito, tutto ritorna nella vita. Sì, probabilmente, allora, si ripete. È così. E volevo anche spendere due parole per Rose Rosse. Rose Rosse ha gli stessi interpreti della Chanteuse à 20 ans. E sì, è in effetti un po' un gioco al massacro dei due personaggi. E se nella Chanteuse c'erano due personaggi, appunto l'artista che evoca questa figura femminile, quindi c'è un mondo dell'artista che tutto sommato sarebbe inviolabile, ma il mondo esterno però vi penetra e forse lo mette in crisi. Nel Rose Rosse c'è in effetti il mondo esterno che è realizzato. Non lo so quanto entri il mondo esterno in effetti nel secondo, ma certo è che questi due personaggi sono abbastanza diabolici e questa è la loro vita, è la loro vita vissuta, il mondo esterno ed interno insieme, non so come dire. E sono chiusi in una specie di bunker. Di bunker. È una cucina che è un bunker, dalla quale non escono, fingono di uscire. Ma il pubblico si ritrova in questi personaggi? Ma io penso di sì, perché il primo, la Chanteuse à 20 ans, che ripeto... Questo che abbiamo fatto scena, l'invito ai nostri telespettatori a presentarsi. A presentarsi alla cassa dicendo ho visto la trasmissione Teletevere e ho diritto ad un biglietto omaggio. Ecco, allora a questo spettacolo... Questo spettacolo, ripeto, la prima sarà alle 21 del giorno 18 ottobre. Cosa si stava dicendo? Se il pubblico si rivede in questi personaggi, potrebbe... Sì, si rivede, perché tutto sommato i due personaggi protagonisti sono due che tutto sommato forse cercano una identità, si arrabattano, cercano di campare, cercano di esprimersi. È uno spettacolo attuale? È uno spettacolo attuale. Attuale. Come il secondo, secondo me, perché se nel secondo, Rose Rosse, appunto, c'è questa, si schermaglia tra due personaggi e in quanti rapporti c'è schermaglia, ci sono soluzioni assurde, senza che ce ne si accorga praticamente, quindi un po' ci si riconosce. Poi forse farà pensare, non lo so. Deve far pensare. Deve. Però. Allora, volevo dire una cosa, che più che un'aneddotica dove il pubblico si può riconoscere in una specie di tranche de vie, perché quel gioco è talmente assurdo che difficilmente qualcuno si può riconoscere in questi prototipi, si può riconoscere in una sorta di solitudine urbana, in una disumanizzazione che la città, la vita di città, la vita urbana, insomma, compie e spinge l'individuo a isolarsi sempre più fino a chiudersi in un luogo, che in questo caso è una cucina, dove l'esterno è rappresentato soltanto dai sogni che si possono più o meno realizzare all'interno. L'esterno non esiste più, esistono soltanto le isterie che all'interno diventano situazioni reali e con le quali ci si confronta ogni giorno. E ci si vive tutti i giorni. Allora, con Luisa Gentiloni del Centro Culturale Francese, con Vardal, Marco Gagliardo, il regista, e Viviana Polic, dal Teatro Villa Lazzaroni con La Chanteuse à 20 ans, vi salutiamo. Grazie. In 22esima posizione troviamo Rose Rosse in scena al Teatro San Genesio. Ai margini di un mondo dove la vita sembra essersi arrestata, due personaggi si affrontano in un gioco grottesco e surreale.
Ventesima posizione, la nuova entrata, L'uomo, la bestia e la virtù, al Teatro Vittoria. Marito insensibile al fascino della moglie, viene costretto a riconoscere il figlio dell'amante della moglie. Testo unico, inedito quindi. Al Teatro San Genesio, un'esclusiva mondiale, possiamo dire. Rose Rosse di Vardal. Abbiamo qui con noi, per parlarne insieme di questo spettacolo nuovo e così originale, i due attori protagonisti, cioè i soli protagonisti di questo spettacolo. La regia è di Marco Gagliardo, ma i due attori sono Viviana Polic e Vardal. Infatti il titolo è proprio Rose Rosse di Vardal. Lo spettacolo è al Teatro San Genesio, Piazza Mazzini, fino al 18 dicembre, perciò bisogna fare in fretta per andarlo a vedere. Vi ho presentato i nomi degli attori, eccoli qui che sono con noi. Vardal e Viviana Polic. Allora, parliamo di questa locandina così rosa, tutta soffusa. E com'è lo spettacolo? Lo spettacolo vivace o un po' drammatico, romantico? Com'è? Con questo rosa che vediamo in sottofondo delle locandine. Ma lo spettacolo è molto strano, hanno detto assolutamente originale, sia le persone del settore si sono complimentati sia con Viviana Polic sia con me, sia con il regista Marco Gagliardo e sia i non addetti ai lavori. Sono corsi in camerino per dirci che tutto quello che noi esprimavamo passava, erano carichi, erano tutte le emozioni che avevano ricevuto, molte emozioni. Cioè uno spettacolo piuttosto emotivo. Sì, esatto. Non so, Viviana, cosa... Sì, penso di sì, anche per noi è così. Io l'ho sempre sentito molto e ci ho creduto molto e ho avuto ragione, perché adesso sta avendo successo. La locandina rosa penso che sia stata fatta anche perché si notasse, no? No, beh, poi questa cosa così evanescente, sì. Questa figura, ecco. Il bozzetto è di Alessandro Romano, sì, che ha fatto lo scudo noi. D'Achille per Cossiga, sì. E l'ha fatto apposta per noi. Ha creato questo spettacolo. Il regista è Marco Gagliardo, un regista che già è stato con voi per un altro spettacolo di cui abbiamo già parlato, ma se vogliamo ridire il titolo di quest'altro spettacolo. No, era lo stesso spettacolo. Ne abbiamo parlato, anteprima, ne abbiamo questo, parlato. Sì, ecco, stavo provando, sì. In quell'epoca. Ecco, infatti ne abbiamo parlato di Rosso. E lui è stato ospite. Sì, è stato ospite per parlare studio, di questo spettacolo. Sì. Senta, allora, Vardal, perché Rose Rosse di Vardal? Perché lei è l'autore. Sì, ecco. Sì, sono l'autore. E era un monologo che io scrissi anni fa per un'attrice e che poi non so come ho ripreso per motivi così non razionali e ne ho fatto due atti.
atti con due personaggi. Evidentemente sono le solite cose che maturano nel tempo, a distanza, esatto. Perciò siete gli unici personaggi sulla scena. Sì. Ecco. Ma io vedo che lei, Viviana Polici, sì, è su una sedia a rotelle, c'è, sì, qualcosa. È veramente una sedia a rotelle oppure è una... È una sedia a rotelle vera, proprio, vera, sì, verissima. E perché c'è questa... Perché io, quando comincia la commedia, non cammino. E poi, beh, tutto quello che succede dopo è una sorpresa, ovviamente, se no leviamo la possibilità di vedere colpi di scena. In effetti ogni tanto c'è un colpo di scena, non solo in quello che accade come movimenti, ma anche in quello che diciamo. Per cui è uno spettacolo che non, credo che non annoi, anche se è molto più serio di quello di cui abbiamo parlato le altre volte, che era La Chanteuse à Printemps, che è uno spettacolo più leggero, più... Questo è uno spettacolo, sì, che ha un... Sì, ha una sua drammaticità. Drammaticità. Benché poi capitino trance di pubblico che ridono. E anche questo è giustissimo, perché deve suscitare qualsiasi cosa, anche diversa, nelle persone, beh, che vengono ma poi a vedere. La vita è questo, esatto, che a volte si ride, esatto, anche, esatto, per una tragedia che accade, certo, agli, certo, altri. O per un assurdo. Un fatto assurdo, qualcosa. Un comportamento assurdo. Vardal poi all'inizio è vestito con lo stesso abito quasi di Viviana Polic, mentre alla fine invece due seri impermeabili un po' alla Casablanca. Esatto. Perciò lo spettacolo è già questo. Il teatro. Teatro San Genesio, dunque via Podgora, piazza Mazzini, perciò facilissimo, sì, è proprio da accanto alla raggiungere. RAI, piazza Mazzini, centralissimo. RAI, sì. E dunque voi fate parte di cui ne abbiamo già parlato l'altra volta, ecco, però sì, parliamo del gruppo della compagnia. Sì, della compagnia. Dunque la compagnia è praticamente del Centro d'Arte e Cultura Agorà di Palermo, che è un grosso centro per arti figurative, fanno mostre con Bonito Oliva, con Portoghesi, con Alessandro Romano, eccetera, sempre col patrocinio di Cossiga spesso, ed è diretto dalla principessa Antonella Moncada di Monforte. Quindi loro ci danno un appoggio, hanno aperto una compagnia di teatro in seno a questa associazione culturale e noi siamo grati per questo, che hanno creduto nei nostri progetti. Certo, cioè questa compagnia è nata è così nuova, con tutti questi personaggi. Com'è Marco Gagliardo come regista? Straordinario. Straordinario perché intanto è geniale e poi mi riesce difficile parlare con l'interlocutore e guardare in camera. Comunque è straordinario perché io l'avevo sempre sospettato e adesso che l'ho avuto come regista mi è piaciuto lavorare con lui, perché siccome io ho bisogno di certezze quando lavoro e so qualsiasi cosa io faccia, giusta o sbagliata, è stata studiata, prevista, preordinata e so dove vado a parare, e questo è un modo di lavorare straordinario. E poi quando si va in scena si sente veramente la certezza di quello che si fa, e penso che se un regista riesce a dare questo è tutto, ecco. Ecco, e vorrei chiedere a Vardal invece, sempre riguardo al regista Marco Gagliardo, ecco, ha interpretato bene quello che lei voleva dire scrivendo questa... è una commedia? Beh, è un... non so come definirla, perché c'è dentro sia il comico, sia il tragico, sia il grottesco, sia l'assurdo. Ci sono vari elementi che giocano e quindi un testo sicuramente molto difficile da rappresentare, e lui si è innamorato del testo, ha colto immediatamente i punti, come dire, un po' sottili, reconditi, eccetera, e dunque la messa in scena è stata, io sono assolutamente soddisfatto, il testo è stato molto tagliato, però io non sono l'autore che si pone come autore rispetto al regista o rispetto all'attore o all'attrice, e il teatro per me è un gruppo, è una collaborazione. Cioè si lavora insieme. Insieme per inventare, non per inventare su se stessi o in senso negativo, cioè di praticamente di voler
portare dalla propria parte. Senta, Vardal, ma queste rose rosse a chi vanno a finire? A chi sono destinate? Queste rose rosse ci sono sulla scena proprio oppure... Sì, ci sono. E per me è difficile dirlo, perché appunto questo lavoro era prima un monologo che avevo scritto in una certa fase della mia vita, poi adesso è diventato un po' un'altra cosa, non completamente un'altra cosa. Queste rose rosse per me sono il simbolo, tutto sommato, dei sentimenti che troppo spesso vengono calpestati. Ecco, tutto qui. Allora, Viviana Polic, se vogliamo fare un invito a ripetere fino a che giorno siete in scena, così possono venire a vedervi al Teatro San Genesio. Sì. Allora, siamo al Teatro San Genesio, che è in via Podgora, attaccato al Palazzo della Rai, quello del Cavallo, fino al 18 di dicembre, cioè fino a martedì della prossima settimana. Tutte le sere alle 21 e la domenica alle 17. Venite a vederci, vi aspettiamo. Rose rosse. Rose rosse. E di Vardal. Di Vardal, con Viviana Polic e Vardal. E Vardal. E regia di Marco Gagliardo, scene e costumi di Nateri. Caro Venezia. Nuova entrata in 21esima posizione, il teatro comico e la commedia dell'arte al Teatro Argo. Perde 3 posizioni Star Trick Track al Teatro delle Muse. Nuova entrata in 17esima posizione, Anonimo Veneziano al Borgo. L'Anonimo Veneziano. Sono insomma, hanno detto, mi faccia finire. Sono Esther Prandini Migori, sì. Altra nuova entrata in 12esima posizione. Volevamo essere gli U2 al Teatro Argo. Mi piace che un po'. Mi sembrava un po' più adatto. Oh, no? Parecchio più adatto. Lui. In salita dalla 17esima all'11esima posizione, Siddhartha, al Teatro in Trastevere. Proveniente dalla 22esima posizione, in decima troviamo Rose Rosse, al Teatro Inn. Due personaggi si confrontano in un conflitto che lascia ampi spazi al gioco grottesco e surreale. Contro ha cambiato, e tu Clara tutto in regola, tutto cristallino. Quando sei stato a letto con lui? Voglio sapere! E io che ho fatto qualsiasi mestiere per tirare su il ragazzo, mentre tu pensavi a come fartelo. E allora coraggio! Leggi! Zio Luca, ho sempre saputo ciò che provavi per me e ho sempre apprezzato la tua delicatezza nel non agire. Esatto! Mi piaceva la tensione che a volte si creava tra noi. Esatto. Ma andare oltre per me sarebbe stato difficile. Tino, dall'unico allievo della sua scuola di recitazione, finisce per dubitare di sé e della sua vocazione. In
l'agenzia che procura madri ai clienti, per i misteriosi intrighi della mente umana entrano in crisi. L'anonimo veneziano, al borgo. L'anonimo veneziano, al borgo. Entrata, l'allegra verità, al teatro in Trastevere. L'intricata vicenda amorosa tra... Ritorna in 14ª posizione Pulizia di primavera al Teatro dei Corci. Nuova entrata in 13ª posizione Storia di ordinaria follia al Teatro Colosseo. Nuova entrata in 12ª posizione Volevamo essere gli U2 al Teatro Argo. In salita dalla 17ª all'11ª posizione Siddhartha al Teatro in Trastevere. Il viaggio mistico. Proveniente dalla 22ª posizione, in 10ª troviamo Rose Rosse al Teatro Inn. Due personaggi si confrontano in un conflitto che lascia ampi spazi al gioco grottesco e surreale. Contraccambiato! Vedo Clara, tutto in regola, tutto cristallino! Guadagna due posizioni, vuoto di scena al Teatro Ghione. Ritratto di un'attrice che gioca con la sfortuna, tradita per... Ma perché non mi si mettono questo? Io già ho fatto la sciocchezza di mettermi con te. In 8ª posizione troviamo Volevamo essere gli U2 all'Argo Teatro. Al 7º posto troviamo Siddhartha al Teatro in... Dalla 10ª alla 6ª posizione, Rose Rosse al Teatro Inn. Ai margini di un mondo dove la vita sembra essersi arrestata, due personaggi si affrontano in un gioco grottesco e surreale. Posizione troviamo Casa Matrix al Teatro Spazio 1. Vola in 4ª posizione lo Schiaccianoci al Teatro Quirino. Tratto da... Posizione in cucina al Teatro della Cometa. Escalation nella vita sociale di una coppia. Testa alla nostra classifica troviamo questa settimana Gente tutto cuore al Teatro dei Servi. Permane in 6ª posizione Rose Rosse al Teatro Inn. Ai margini di un mondo dove la vita sembra essersi arrestata, due personaggi si affrontano in un gioco grottesco e surreale. Vediamo un po' chi le mandate.
Giorgio. A me. Ah, sarebbero di Giorgio, vero? Sono di Giorgio per me. Sarò io a vederlo per primo. Io a farlo entrare, io a prendergli la mano e a carezzarlo come una volta. Quando cantava. Non ci perdete di vista, però abbiamo scelto qualche segnalazione anche questa settimana. Vediamo il servizietto. Ed eccoci al nostro consueto spazio del mercoledì con gli appuntamenti del piccolo schermo. Stasera, da non perdere, Appunti Zordinati. Benissimo, oltre alla medicina in diretta, alla quale abbiamo già accennato, si parlerà di moda e ci verrà a trovare in studio Laura Biagiotti. Ma ancora prima, spazio allo spettacolo e ci verrà a trovare l'enigmatico Paolo Händel. Quindi adesso facciamo una pausa e poi il premio Govi è un premio. All'estero clandestinamente. Scena due testi, Il malinteso di Camus e Porta chiusa di Sartre. Tra i protagonisti Warner Bentivegna, regia di Walter Pagliaro. Sempre a Roma, al Teatro Inn, Rose rosse di e con Bardal e Viviana Polic, regia di Marco Gagliardo. Debutta domani al Teatro Metastasio di Prato Scacco pazzo di Vittorio Franceschi. Protagonisti Alessandro Haber e Monica Scattini. Regia di Nanni Loi. A partire dal 14 gennaio il Teatro La Pergola di Firenze ospita Capitano Ulisse di Alberto Savinio con Ilaria Occhini. Regia di Mario Missiroli. Al Greco, di cui è protagonista Raffaele Paganini. In settima posizione, Rose rosse, al Teatro Inn. Ai margini di un mondo dove la vita sembra essersi arrestata, due personaggi si affrontano in un gioco grottesco e surreale. La semplicità per Giorgio sarà bellissima. Dove hai messo i miei trucchi? Non lo so. Non lo so. Me li hai fatti fuori, me li hai nascosti, me li hai finiti tutti. Sei ridicolo! No. Non mi toccare. Perché? Sono i miei. Fatti un po' vedere. Ti sei truccato per Giorgio. Pulisciti subito il viso, perché Giorgio non ti veda così conciato. Posso? Pazza, malata, inutile, insopportabile. Al 31 luglio prossimo aprirà la rassegna Artemisia, di cui parleremo fra poco. La rassegna, alla sua seconda edizione, si riconferma quale occasione per coniugare il binomio estate-cultura all'insegna di un giusto impegno tra impegno e divertimento. Il Festival Ciociaro sarà un'occasione per trascorrere 15 giorni insieme a teatro, ad assistere a spettacoli, a partecipare a dibattiti, alla presentazione di libri, spettacoli e scambiare opinioni. Una natura incontaminata tra le più belle d'Italia e la tradizionale ospitalità di questa terra renderanno piacevolissimo il Festival di Fiuggi. L'appuntamento e l'arrivederci dunque è a Fiuggi dal 18 al 31 luglio. Ma chi aprirà il 18 luglio? Artemisia. Abbiamo qui con noi per parlarne i due attori, Tiziana Bergamaschi, attrice protagonista di Artemisia, e Bardal, attore. Eccoli per noi e per voi. Bene. Allora, Bardal e Tiziana, parlateci di questo spettacolo, che cosa, un pochino la trama e poi il festival. Certo, io magari farei un'introduzione breve. Dunque, Artemisia è una famosissima pittrice seicentesca di cui c'è una mostra, una importante mostra a Firenze, e credo che sia forse l'avvenimento culturale più importante in questo momento.
devo dire che il direttore artistico del Festival Platea Europa, che è Pino Pelloni, ha annoverato nel programma degli spettacoli molto interessanti. Il primo è appunto Artemisia con Tiziana Bergamaschi, Vardal e Carlo Cosolo, Valeria Emanuele, Marco Certesi, Maria Serrao, Fabiana Medici, Alessandro Ughi. La regia è di Daniele Valmaggi, il testo è di Franco Di Dio. E adesso cedo la parola a Tiziana, che ha già lavorato con Daniele, per raccontare le affermazioni di Daniele. Benissimo, questo gruppo, il cui nome è L'Arte e lo Spettacolo, sta già agendo da 2 anni sul territorio di Roma e con eventi, spettacolo, definiti feste, e sono stati già fatti nel 89 al Teatro Quirino in novembre e nel 90 al Pincio e a Piazza del Popolo in contemporanea, con la partecipazione anche del circo di Liana Orfei, e quindi c'erano elefanti, trampolieri, giocolieri, un po' tutto il circo unito ad attori, cantanti, musicisti, il coro di Santa Cecilia, chi più ne ha più ne metto, uno spettacolo gigantesco con ben 600 artisti. Dopodiché la stessa associazione L'Arte e lo Spettacolo si è anche occupata di promuovere il primo Festival Nordico, un evento molto importante perché riunisce 5 nazioni del Nord Europa che culturalmente non hanno mai avuto dei rapporti così stretti con noi. Noi siamo più legati alla Francia, all'Inghilterra, alla Germania, alla Spagna, ma il Nord Europa è ancora un territorio incontaminato. E queste nazioni del Nord Europa appunto hanno presentato alcuni testi teatrali, alcuni gruppi musicali, come anche il Trio di Oslo, famosissimo, e anche noi abbiamo presentato un nostro piccolo spettacolo che è stato un omaggio a queste nazioni europee dal titolo Poesia, con la regia di Daniele Valmaggi, ed era una serie di poesie di autori poeti del Nord Europa. Questa è quanto l'associazione ha fatto, e tra l'altro si propone di fare anche a settembre. Ecco, in Piazza Farnese, sappiamo già la data, possiamo dirlo. Sì, sì. È il 13 settembre in Piazza Farnese. E il 18 settembre. Ah, il 18. Il 13 e il 18. Il 13 con l'Aretino, con Mario Maranzana e lo stesso cast di Artemisia. Esatto. E il 18 settembre invece è il Bernini. Gli spettacoli saranno connotati sempre da elementi della commedia dell'arte, quindi tante, tante maschere in scena. Ci sarà anche un serpente, vero? C'è tutta una scena con un serpente. È emozionante, perciò. Emozionante. Sì, con questi elementi circensi. Sì. E devo dire che queste mie... Daniele, appunto, il regista Daniele Valmaggi, mi ha molto entusiasmato con il suo stile. Sì. E va indubbiamente controcorrente intelligentemente, ma fa tanto tanto spettacolo. Sì. Proprio le dà colpi di teatro, per dare un'espressione francese alla cosa, e colpi di scena incredibili, e questo spettacolo Artemisia appunto riserva delle sorprese. Il 18 luglio a Fiumici, ecco, già organizzatevi in tempo per andare a Fiumici. Ecco, perché l'apertura del festival... è proprio l'apertura, perciò l'inaugurazione. Esatto. A che ora è? Serale? È serale, certo. Sì, alle ore 21. 20. E ci sarà anche Gassman, Lindsay Kemp. Comunque a Fiumici fa più fresco, perciò... Magnifico. Sì, sì, poi si sta così tranquilli. Magnifica occasione. E quindi... Dunque, parliamo di Artemisia, dunque. Artemisia, mi sento di doverne parlare io. Certo. Artemisia è una pittrice, Artemisia Gentileschi, una pittrice nata nel 1593 e misconosciuta per un lungo periodo, anche perché è una donna ed è quindi come donna non ha potuto vivere il suo carisma di pittrice, anche perché un mondo maschile, un mondo
dimentichiamo, molto violento, dove... Infatti c'è un poco di buono, sarei io nello spettacolo. Esatto, Agostino anche Tassi. Anche nella vita, ma insomma. Agostino Tassi, un amico del padre di Artemisia, il quale, pittore anche lui, il quale con la scusa di insegnarle la prospettiva, tra virgolette, così, en passant, la stupra. E questo è un fatto che purtroppo rimarrà così indelebile nella vita, nella psicologia di Artemisia, la quale anche nelle sue opere pittoriche è sempre molto violenta, c'è molto sangue, molta violenza perpetrata dalle donne sugli uomini. Quindi è un po' un suo modo di sfogare la sua purtroppo incapacità di lottare contro questa violenza maschile. Lei ci prova anche perché intenta un processo contro Agostino Tassi, ovviamente perso. Infatti nel testo, volevo dire, ci sono anche gli atti del processo. Esatto, sì, testuali. Testuali perché sono stati editi, anche perché Artemisia è stata scoperta, riscoperta dalle femministe negli anni 70 proprio per questo fatto di essere stata la prima donna ad aver denunciato il proprio stupratore. Poi è un po' così, di nuovo stata dimenticata, no? Sì, sì. E sì. Ora è stata riscoperta in pieno, non più come donna stuprata, quindi come così immagine femminile che possa rappresentare un po' un emblema per una situazione, ma anche come artista, e questo secondo me è molto importante, sì, che non è più solo la donna poverina che subisce questa violenza. Il suo valore di pittrice. Ed era ora, insomma. Certo. Perciò lo spettacolo è tutto in costume. Sì, sì. Costume e abiti contemporanei. Ah, ecco, e un abbinamento. Questi due, si gioca molto due binari, su questa... infatti, su dei flashback. Praticamente questi, non racconto molto, no, se no, no poi, certo, lasciamo. Però dei personaggi contemporanei... chiusi in un albergo, l'hotel Artemisia, che tra l'altro esiste in Germania, attendono questa Tiziana, che sarei io, che non arriva, e nel frattempo cominciano lentamente a rivivere, a rientrare in altri personaggi, quasi come un fatto medianico, praticamente vengono posseduti da questi personaggi e iniziano a parlare come questi personaggi del 600. Io devo dire che per gioia uscirà il giornale, il settimanale, un grosso servizio su di me sulle case stregate per settembre. E guarda caso io prendo parte a questo spettacolo dove si è posseduti quasi da questi entità. Fantasmi, certo. Da questa entità. Quindi è tutto uno strano giro. Infatti, tutto ritorna. Tutto ritorna. Questo festival, Platea Europa 91, a che edizione siamo? Alla seconda. Seconda edizione. Alla seconda edizione. E... c'è di tutto, perciò teatro, danza, cinema. Sì, certamente, sì, sì. E, per esempio, l'ultimo spettacolo del festival sarà Broadway, con musiche di Jacopo Fiastri, il figlio di Iaia Fiastri. E ci sono vari generi appunto di spettacolo, quindi tutti i giorni c'è qualcosa? Tutti i giorni c'è uno spettacolo. Uno spettacolo. E sono appunto, c'è veramente da andarci e da seguire un po', da trattenersi a Fiuggi. Sì, anche perché eccetera. È un festival giovane, sì. E in fresco, questo momento anche fresco, in questo sì. Momento in cui spesso l'altro giorno alla conferenza stampa abbiamo sentito che ad esempio il Festival del Cinema di Sorrento è stato soppresso quest'anno. Sì. Quindi insomma, quelli che sono riescono, diamo una mano ancora a questi giovani festival, certo. In modo che possano prendere poi un avvio. I biglietti si comprano direttamente a Fiuggi? I biglietti oppure si può telefonare a Roma al 735029, che è l'organizzazione, oppure a Fiuggi al 0775 55446, però ripeto, il numero di Roma è 735029. Ecco, sì, per essere sicuri di poter avere i biglietti, sì, per esatto. Questo spettacolo, chi non può andare direttamente a Fiuggi a prenotare.
Allora, con il Festival Platea Europa, con Artemisia, il primo appuntamento per il 18 luglio, tra pochissimo. Quindi un appuntamento con Tiziana Bergamaschi e Vardal. Eccoli a voi. I professionisti e non professionisti inizieranno nel mese di settembre presso il centro di Fara Sabina. Cioè passeggeri che hanno pagato il biglietto, hanno i documenti in regola e hanno passato i controlli normali di polizia di Dugana. La questione nucleare è uno degli aspetti più delicati della crisi sovietica. In molte delle repubbliche secessioniste sono impiantate... Il problema di chi... L'Ucraina non ha l'autorità di trasferire... alla... Bimbo e le poesie di Dario Bellezza, lette dall'autore, si è conclusa ieri sera la 7 giorni di prosa, musica e danza di Piazza Colonna a Roma, curata da Daniele Balmaggi. Il servizio è di Fernando Balestra. La manifestazione, nata in sordina e con più di un affanno, ha chiamato sotto la colonna Antonina complessivamente 3.000 spettatori. Un bilancio comunque non è facile. I tempi stretti e l'improvvisazione non hanno certo giovato a costruire un calendario adatto per lo spazio, anche se l'idea di alzare un palco al centro di Roma riservato alla poesia o più in generale al poetico può essere la traccia giusta su cui lavorare in futuro. Tenendo presente però che la poesia è il diritto dovere di uscire dall'intimità della pagina scritta e di salire sul palco in casi di eccezionalità, quando cioè il virtuosismo dell'interprete sa svelare aspetti oscuri o quando l'impegno civile del verso merita una